Eccoci con una nuovissima diretta, un nuovissimo spritz digitale anche oggi, questa volta meno spoilerato, nel senso che, come sapete, chi ha partecipato al webinar di ieri sera e chi mi segue sa che appunto ieri sera c'è stato il webinar live, la notte degli Oscar di Instagram, al quale avete partecipato in tantissimi, quindi sono anche qui per ringraziarvi di quello che avete fatto, perché è stato fantastico, è stata una serata meravigliosa, quindi grazie ancora. E ora siamo pronti con il mio solito vino, calice di vino, come da tradizione per lo Spritz Digitale. Anche oggi avremo con noi un nuovissimo ospite, in realtà dovevano essere due, tra virgolette, perché appunto adesso vi presenterò gli ospiti di questa volta, di questo Spritz Digitale. E prima però di addentrarci in quello che è proprio lo Spritz Digitale di oggi, vi voglio un attimo ricordare che cos'è. Ok, c'è chi scrive appunto, io c'ero infatti ieri sera. Perfetto. Allora, oggi siamo qui appunto per parlare di un caso di successo. Altre due studentesse che hanno uno shop qui su Instagram, Madison Store, che appunto tra poco farò entrare e con le quali appunto faremo questa diretta. In realtà loro sono due, ma in rappresentanza, diciamo, della loro attività imprenditoriale c'è Tania oggi qui con noi, che ci racconterà un po' quella che è il core del loro business, come sono cresciute, come è nata l'idea di fare questo store, quindi tutto quello che c'è da sapere riguardo appunto il Madison Store ce lo racconterà Tania e in rappresentanza appunto di entrambe. Ma perché ho scelto di portarvi un'altra storia di successo e fare un altro Spritz Digitale con un Pillars, non solo perché appunto credo tantissimo che queste storie di successo vi possano portare motivazione, quindi possano spingere anche voi oltre i vostri limiti e soprattutto spingervi a fare quello che magari state rimandando da tempo, no? Come investire in un progetto social importante. E spesso mi chiedete di raccontarvi storie di successo, quindi anche per questo motivo. Ma soprattutto perché ieri sera, appunto, chi c'era già lo sa, ieri sera ho aperto ufficialmente le iscrizioni, ho riaperto le iscrizioni alla Instagram Pills Academy, dove vedete bene che ci sono le pillole, che è il simbolo che rappresenta appunto questo mio videocorso. E da oggi fino a giovedì 20 avete la possibilità di accedere a Instagram Pills Academy con tre pacchetti unici ed esclusivi che appunto ho studiato insieme al mio team proprio in occasione di questo lancio. Quindi vi invito, se ancora non l'avete fatto, a dare un'occhiata cliccando proprio nel mio link in bio, e ovviamente tutti quelli che vorranno io li aspetto all'interno della Instagram Pills Academy. In questo link troverete tutti i dettagli, i tre pacchetti con i quali potete accedere in questo momento, quindi tutto quello che c'è da sapere prima di fare questo passo, quindi questo investimento su voi stessi, lo troverete proprio all'interno di questo link. In più, per tutti coloro che si erano registrati al webinar ma che purtroppo ieri sera non sono riusciti a registrare, non sono riusciti a partecipare, rimarrà disponibile il replay proprio fino a giovedì. Solo però fino a giovedì, non oltre, quindi io vi consiglio ovviamente di controllare la vostra casella di posta, perché questa mattina vi abbiamo mandato il replay. Se non l'avete ricevuto, scriveteci a ciao@arianacavina.net e mi raccomando, poi vi aspetto all'interno della Instagram Pills Academy. Io tra l'altro appunto non vedo l'ora, siete già entrati in tantissimi, quindi io già di questa cosa sono veramente veramente estremamente grata. Perché è stata una cosa incredibile, quindi fin da subito in tantissimi avete deciso di investire e di entrare all'interno dell'Academy e quindi entrare in questo fantastico percorso, per cui per me è un onore ovviamente, ma appunto per tutti coloro che vogliono ricevere informazioni, e ripeto, l'Academy apre a queste, le iscrizioni sono aperte fino al 20, che è questo giovedì, alle 23:59, dopodiché non sarà più possibile accedere, non sappiamo per quanto, e soprattutto sicuramente non con questi tre pacchetti esclusivi. Tra l'altro, piccolo spoiler, il programma Platinum, che era quello più costoso ma che aveva 10 posti riservati, è già esaurito, quindi mi raccomando, affrettatevi a entrare nell'Academy, perché appunto
È fantastico e ci sono anche bonus incredibili, quindi veramente troverete una community in cui crescere al meglio, in cui confrontarvi, creare collaborazioni. Per cui veramente, come dice Puff Amy, spero di averlo letto bene, pacchetti strepitosi, sì, sono d'accordo, abbiamo cercato veramente di studiarli al meglio al 100%, quindi sono davvero contenta. Allora, alla domanda comunque si può rivedere il webinar di ieri sera, ho già risposto ma lo ridico per chi magari se lo fosse perso, avete ricevuto il replay questa mattina nella casella di posta, quindi se non l'avete ricevuta scriveteci, mi raccomando, perché dovete averla ricevuta. Ora, detto questo, io faccio entrare Tania, così iniziamo questo fantastico spritz digitale insieme a lei, lascio a lei la parola che ovviamente è l'ospite e la protagonista di questa diretta. Vi ricordo che se avete delle domande da fare durante la live le potete lasciare direttamente cliccando in questo bottoncino che trovate qui sotto alla vostra destra, con una specie di commento e un punto interrogativo in mezzo. Cliccandoci lì sopra potete scrivermi le domande che volete e che volete fare a Tania a fine diretta. Io poi ne sceglierò alcune quando avremo finito la nostra intervista insieme. Ora, detto questo, vediamo se riesco a far entrare. Vediamo. Intanto, vediamo se riusciamo a far partire questa fantastica diretta. Ovviamente, appunto, se volete, ricordo, le domande le potete lasciare qua. Ciao a tutti, intanto vedo che state continuando a collegarvi, quindi fantastico. Intanto, ecco, intanto che aspettiamo Tania, se volete potete anche farmi voi delle domande direttamente, quindi non esitate assolutamente a scrivere le vostre domande qua. Ok, wow, comunque no, sono davvero contenta che di quello che appunto anche mi state scrivendo, mi avete sommersa di messaggi, quindi davvero grazie mille per aver partecipato e soprattutto aspettate che forse c'è un problema. Ora, vediamo se riesco a far entrare Tania, proviamo, vediamo se ora funziona. Eccoci! Eccomi! Ciao Tania, benvenuta! Ciao, grazie mille per tutto! Ok, allora, come anticipavo appunto in realtà l'attività di cui parleremo questa sera è composta da due persone, giusto tu e Ilenia, che siete gemelle, giusto? Correggimi se sbaglio. Sì. Io, mia sorella gemella, in realtà c'è anche un po' nostra mamma che ci aiuta, sì, siamo noi. Ok, okay. Comunque adesso ci racconterai bene tutti i dettagli, perché infatti partiamo subito con la prima domanda e appunto ti chiedo chi sei e cosa fai, raccontaci un po' di te. Ok, allora sono Tania, appunto come hai anticipato, con mia sorella gemella Ilenia gestisco il nostro negozio di abbigliamento, anche se chiamarlo negozio di abbigliamento in realtà non rende bene l'idea di tutto ciò che poi quotidianamente facciamo. Diciamo che il nostro scopo da ormai 7 anni, perché sono 7 anni e mezzo che abbiamo il negozio, è aiutare tutte le ragazze che decidono di affidarsi a noi, ovviamente consigliandole per creare, diciamo, l'outfit giusto, per sentirsi a proprio agio con l'abito che indossano. Quindi diciamo che c'è un po' un mondo dietro al, non è solo la vendita di vestiti, ecco. Certo, infatti fate anche tanto altro, consulente, siete anche consulente d'immagine, giusto? Se non Allora, ricordo male. per offrire un servizio ancora più completo alle nostre clienti, abbiamo intrapreso questo percorso di studi. Io ho terminato e mi sono specializzata nella della figura, quindi tutto ciò che riguarda proprio la forma del corpo, eccetera, mentre mia sorella sta terminando gli studi per il mondo dell'armocromia, quindi i colori, e sì, stiamo studiando. Quindi vi completate, diciamo che dove non arriva una arriva l'altra e viceversa. Infatti di dividere, quindi una si è dedicata a un ramo e l'altra si è dedicata ad altro, proprio perché il Madison siamo io e lei, quindi una da una parte, una dall'altra, completiamo il tutto. Certo, e infatti, ecco, ora
adesso siete arrivate ad avere questa bella realtà che immagino sia una grande soddisfazione anche per entrambe, perché immagino che insomma sia una cosa, insomma, è una bellissima cosa, diciamo, le cose come stanno. Però ecco, raccontaci un po' come è iniziato tutto, cioè come è nata anche l'idea di avere questo negozio, è stata un'idea di entrambe, come è nato il Madison Store? Allora, sorrido perché questa domanda viene fatta spesso e non so, ci si aspetta sempre che, diciamo, alla base della nascita di un'azienda, di un'attività, ci sia, non so, un sogno coltivato da bambina. Nel mio caso, no. Cioè, è una cosa che ho sempre sognato. Diciamo che Madison nasce da una passione, quella sì, è sempre stata, che è la passione ovviamente della moda. Questo perché io e mia sorella siamo proprio tra tutti abiti, fili, aghi, perché mia mamma è sempre stata una sarta e questa cosa ci è stata proprio tramandata, siamo proprio cresciute, no, tra i vestiti. Poi mia mamma è sempre stata molto attenta ad abbinare l'accessorio col vestito, quindi la passione è stata tramandata da lei. In realtà il negozio è nato, sarò breve perché non sono no, non ho il dono della sintesi. Nel 2014, dopo un anno un po' particolare, è stata, diciamo, un'idea improvvisa. Mentre con mia mamma che cultiva, ho pensato, ma perché non trasformo questa passione nella mia professione? Quindi diciamo che ho assecondato quest'idea, che è una cosa che mi capita anche spesso, perché spesso sul lavoro le idee più importanti che ho avuto arrivano così all'improvviso e io mi fido praticamente di queste indicazioni che mi Io ho seguito questa idea, sono nel 2015 ho aperto il negozio, poi in realtà mia sorella Ile, che occupava d'arte, aveva un negozio di abbigliamento per bambini nel 2018 è entrata anche lei a far parte, in realtà ci sei aiutata, però è entrata, diciamo, ufficialmente a far parte dell'azienda, ecco. Certo, quindi insomma, comunque anche qui è stato un percorso molto bello quello che hai detto sul seguire l'intuizione, no? Perché anche per me, ovviamente, io quando ero bambina non mi sognavo di diventare un Instagram coach, tant'è che Instagram non esisteva neanche, quindi per dire, era ancora più remota l'idea. Però anche io sono partita con una passione, no? Poi dopo ci si evolve strada facendo. E secondo me, se uno ha la capacità, come hai fatto tu, di anche seguire un po' il suo intuito, il suo istinto, poi dopo la strada viene un Vero. po' da sé, no? Le Infatti. opportunità poi dopo arrivano ed è stato un Esatto. po' quello che è successo a te, mi sembra di aver intuito. Non era, diciamo, il mio sogno da bambina, però poi lo è Esatto. diventato col tempo, quindi continua ad essere il mio sogno perché ovviamente gli obiettivi, i nuovi traguardi ci sono Certo. sempre e quindi è diventato poi col tempo il mio sogno. Certo, a tutti gli effetti. E il tuo lavoro, che comunque è bello anche il fatto che trasmetti che comunque ad oggi è anche una passione, cioè un lavoro che ti piace, che ti appassiona, comunque si vede e lo trasmetti, ecco, anche parlandone. Quindi questa è una cosa bellissima. E, ecco, quindi Madison Store nasce in questo modo, ma quando è che, cioè perché avete deciso di investire su Instagram? E quando avete fatto questa Allora, scelta? Instagram, allora la pagina Instagram di Madison nasce praticamente quando nasce Madison, perché non appena ho aperto, quindi parlo appunto del 2015, ho aperto in contemporanea sia la pagina Facebook, che sincera, inizialmente utilizzavo molto di più rispetto a Instagram, e apro anche la pagina Instagram. C'è da dire che all'epoca 2015, Instagram sicuramente non è, cioè, l'Instagram di allora non è l'Instagram di oggi, penso che mi darei. E c'erano anche pochissime attività, negozi come il mio, utilizzavano proprio Instagram come strumento potentissimo di vendita. Diciamo che sì, era una vetrina, no? Tutte queste foto, però ecco, non era sfruttato come viene sfruttato ora. Quindi ho aperto questa pagina, mi ricordo che pubblicavo foto, sì, un po' foto di abiti, delle vetrine, però che era una cosa molto gestita, molto spontaneamente, una logica, un metodo, eccetera. E ricordo ancora che le prime stories, quando, con la nascita delle stories, che è stata poi, diciamo, secondo me è stato poi il momento in cui siamo riusciti a sfruttare questo canale, questo
questo social per farci conoscere. La prima storia che ho registrato, mi vergognavo perché poi non eravamo abituati neanche a questi video parlati, no? Quindi a mettere la faccia, a parlare. E anche nella mia zona, in un piccolo comune di pochissimi abitanti, non c'erano così tante persone che lo quindi Certo. mi vergognavo, ecco, però mi ricordo ancora la prima storia che ho pubblicato, poi si usavano orecchie da coniglio, eccetera, siamo riusciti a usare Instagram proprio per farci conoscere, perché come dicevo, essendo in un piccolo paese, Instagram ci ha aiutato tanto a farci conoscere, sicuramente è stato molto, molto d'aiuto. Certo, ma infatti diciamo che tu appunto sei stata un po' una visionaria perché, come hai detto tu, nel 2015 e io nel 2015 è stato quando anch'io ho iniziato veramente a esplorare la piattaforma, era tutta un'altra cosa, cioè tutti i format che vediamo adesso non esistevano, le persone erano ancora molto, avevano quasi paura, no, a investire su questa piattaforma, cioè non ne comprendevano effettivamente il potenziale. Adesso siamo in un momento di boom, quindi tutti capiscono che a livello strategico è importante, va utilizzato, eccetera. Però veramente, cioè tu quindi hai scelto un po' di investirci avendo una visione più grande di quello che era, perché in realtà appunto allora veramente poche persone la utilizzavano. E appunto hai detto che ti ha aiutato anche molto per i clienti, ma ti chiedo, solo a livello locale o anche proprio nazionale? È stata così. Quando ho aperto l'attività appunto nel 2015, e questo diciamo che è così un po' per tutti, no? Quando investi, apri un'azienda e vuoi farti conoscere, perché ovviamente inizialmente non hai la clientela, ancora non ti si conosce, Certo. eccetera. Sicuramente uno strumento importante, io parlo proprio del negozio fisico qui sul territorio, è e sarà sempre il passaparola, perché per fortuna ancora qui il cliente che viene in negozio si trova bene, quindi figlia parla bene di te alla tua amica, mamma, cugina, e questa cosa però riguarda il territorio. Ovviamente copre un territorio non troppo ampio. Diciamo che Instagram è stato proprio lo strumento che ci ha aiutate a uscire dai confini del nostro piccolo comune, del nostro piccolo territorio e farci conoscere anche un po' più lontane. Ora non dico a Certo. livello nazionale perché subito, sicuramente inizialmente abbiamo comunque coperto un raggio più ampio rispetto appunto a prima. E quindi è stato molto utile per farci conoscere. E anzi, ti dirò di più, grazie proprio a Instagram. Arrivate, no, le prime richieste, ragazze che abitavano in montagna e volevano farsi spedire il prodotto. Quindi abbiamo iniziato a fare azioni proprio grazie a Instagram e questo ci ha portato poi nel 2018 ad aprire il sito dell'e-commerce. Quindi Instagram ha avuto un ruolo molto importante nello sviluppo proprio della nostra azienda. Sì. Certo, perché vi ha fatto conoscere comunque, no? Dandovi visibilità non solo a livello locale, ma proprio vi ha fatto espandere in un certo senso, proprio come hai detto tu. Quindi bello. Sì, Instagram, vabbè, io sono di parte, lo sapete, però effettivamente è una grande opportunità. E a proposito di Instagram, appunto, io l'ho già anticipato, però Tania, tu e Ilenia siete proprio delle studentesse, no? Della Instagram Kids Academy. E quindi ecco, quello che ti chiedo è cioè, perché avete scelto di investire in questo percorso? Allora, come dicevo prima, proprio perché questo social si è trasformato, è in continua trasformazione, però diciamo che negli anni si è trasformato veramente molto. E come accennavo prima, ho sempre vissuto un po' l'approccio con i social in modo molto spontaneo, che non è una cosa negativa assolutamente, però molto a improvvisazione, ok? Quindi senza un metodo, senza. Questa cosa a un certo punto mi sono resa conto che non funzionava più, perché più di me, algoritmi, cose, siamo accorti proprio che la pagina non solo non cresceva più, che cresceva intendo proprio
raggiungeva più le persone di un tempo, perché poi non è che è il numerino dei follower, poco ci importa, il nostro obiettivo è arrivare a più ragazze, perché il nostro scopo è più ragazze possibili, no? Quindi ci siamo accorte che appunto ha fermato un po' il tutto e addirittura, come si dice, perdevamo proprio i follower che abbiamo acquisito negli anni. È iniziata nel 2019 più o meno questa cosa ed è andata sempre peggiorando. Cioè, io poi sono entrata in questo tunnel e ho iniziato a vedere proprio male l'approccio ai social, Certo. Instagram, perché prima era una cosa divertente, la facevo in modo spontaneo e così sono arrivata al punto che provavo quasi ansia da prestazione nell'approcciarmi al social, perché era diventato un meccanismo che non capivo più, che non riuscivo a Certo. gestire, e quindi abbiamo deciso di intraprendere questo percorso proprio per uscire da questo tunnel, per ricominciare ad amare anche questo lato del nostro lavoro, perché l'abbiamo sempre amato, Certo. e quindi questa è stata la motivazione principale per cui abbiamo deciso, sì, di frequentare. Infatti, ecco, proprio come hai detto tu, no? Quando magari non arrivano i risultati, cioè è difficile continuare perché ovviamente tutti noi siamo su questa piattaforma perché ci aspettiamo qualcosa in cambio, a meno che proprio uno non lo faccia per passatempo, ma magari allora dopo non ha neanche degli obiettivi specifici da raggiungere. Però nel momento in cui noi diciamo, cavolo, io voglio investire su questa piattaforma, ci metto l'impegno, investo il mio tempo, perché anche per creare contenuti ci vuole del tempo, ci vuole della dedizione, e poi non arrivano i risultati, Esatto. ovviamente scoccia. Soprattutto perché, anche qui, giustissimo, il vostro obiettivo comunque non è tanto ottenere tanti follower, tanto per dire abbiamo il numero grosso, ma raggiungere nuove persone per di conseguenza ottenere nuovi clienti, che alla fine è quello che porta avanti la pagina. Per cui anche lì, se i contenuti non hanno visibilità o non hanno la visibilità giusta, diventa poi difficile fare quel passaggio e quindi vendere i propri prodotti. E proprio a tal proposito ti chiedo, ecco, dopo che avete quindi frequentato Instagram Peace Academy, effettivamente che cosa è cambiato? Cioè, quali sono stati poi i risultati che siete riusciti a ottenere? Allora, ce ne sono tantissimi. In realtà vado con ordine, non di importanza. Sicuramente, allora, una delle prime cose che mi viene così è organizzare il mio tempo, che può sembrare una cosa scontata, ma io fondamentalmente non sono una persona molto organizzata. Quindi è stata al punto che veramente sprecavo le mie giornate per riuscire a creare, pensare a che cosa fare. E avere una piccola realtà come la nostra, comunque si tratta di un'azienda, oltre al negozio fisico, quindi gli orari del negozio, praticamente tutto il giorno, c'è un sacco di cose che ruotano intorno alla gestione del negozio. E quindi già il tempo è stato. Io mi trovo veramente tempo, non riuscivo a organizzare social perché mi impiegava veramente tanto. Ottimizzare i tempi mi ha permesso di lavorare meglio e di avere anche del tempo libero. Sicuramente Peace Academy mi ha aiutato tantissimo questa cosa dell'organizzazione. Per quanto riguarda la pagina, una cosa che abbiamo notato è stata la crescita, e da subito abbiamo notato che cioè, di colpo non perdevamo più follower e quindi già per era una gran cosa, e anzi sono arrivate un sacco di ragazze che super interessate a ciò che facciamo, che è appunto il nostro obiettivo, e siamo molto contente sicuramente. Stiamo tenendo, ovviamente, come dicevo prima, gli obiettivi ci sono, abbiamo tanti altri obiettivi e traguardi da raggiungere, e continueremo a mettere in pratica tutto ciò che abbiamo studiato, continueremo a studiare per migliorarci di più, però ad oggi sono contenta perché questa Academy mi ha fatto uscire da questo tunnel in cui ero entrata e è riuscita a farmi stare di nuovo simpatico Instagram, perché non lo so. Quindi Vero. contente. Infatti è una delle prime cose che mi hai scritto, mi ricordo proprio il messaggio che mi avete mandato proprio dove mi dicevi finalmente sono di nuovo motivata, no? Che alla fine
È una cosa importantissima perché sembra però già di per sé i contenuti è complesso crearli. Se poi non ci piace diventa veramente impossibile farlo. E altra cosa importantissima che hai detto è proprio il... Abbiamo studiato e anche come vi state continuando a formare, no? Per migliorare nel vostro lavoro, quindi come consulente Questa cosa d'immagine. l'ho detta prima, ma visto che lo dici tu ora, il messaggio in questione, in cui ti ho scritto proprio che siamo tornate a essere motivate, eccetera, è stato proprio poi in conseguenza anche di questo, il motivo per cui abbiamo deciso poi di formarci e quindi studiare nella consulenza d'immagine, eccetera. Quindi Pils Academy ci ha aperto un mondo e ci ha invogliati a essere ancora più preparate proprio per nostre clienti, la nostra community, quindi ci ha aiutato tanto, sì. Mi stavo dimenticando questo passaggio, ma no. Sì. No, ne sono davvero felice perché appunto poi voi state continuando, no? Perché comunque è un percorso, cioè alla fine uno decide di investire su se stesso, studia, applica, poi i risultati arrivano e ovviamente l'entusiasmo c'è, ma la cosa più importante, come hai detto, è continuare a farlo con costanza. Io lo vedo, vi seguo, voi comunque siete costanti, cercate sempre di portare contenuti nuovi, siete costanti nelle stories, cioè quindi c'è un lavoro dietro. Che uno non ci pensa, ma in realtà la costanza fa tantissimo ed è fondamentale. Quindi anche questa cosa non è assolutamente da sottovalutare e soprattutto da lasciare indietro. Ora io ho finito le domande, però adesso prendiamo qualche domanda direttamente dal pubblico, che ho visto che prima ne sono arrivate alcune. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Quindi, ok, aspetta, ok. Allora, Arianna chiede quando hai deciso di aprire la partita IVA? Penso che sia stato nel Oh. momento in cui hai aperto il negozio. Ho avuto questa illuminazione, poi ho mosso i primi passi. Innanzitutto mi sono informata, ovviamente perché la burocrazia, tutte le varie cose che andavano fatte, ho cercato il locale, eccetera, e quindi poi ho deciso, sì, appunto, di seguire la mia illuminazione, di assecondare la mia idea, e quindi poi ho fatto tutto, ci ho messo un po', nel senso che nel 2014 ho avuto l'idea, io all'epoca facevo la barista. Lavoravo in un bar e diciamo che ero stufa, non mi sentivo molto realizzata e quindi forse anche questo è stato poi l'incipit e quindi poi in pochi mesi comunque sono riuscita a sviluppare il E progetto. questa è una domanda che ti chiedo io perché, per esempio, io ho impiegato una vita. Prima di aprire, cioè, veramente ci ho pensato, ho avuto quella paura, no? Quell'ansia di dire apro la partita IVA, ho temporeggiato finché ho potuto. Per te è stato lo stesso, invece, proprio data la motivazione, data la voglia che avevi, ho detto io provo e basta. È stata, penso, l'unica volta nella mia vita che sono andata molto distinto perché sono una persona che solitamente pensa molto. No, è stata l'unica volta nella mia vita in cui ho agito subito, quasi subito comunque, non mi sono fatta troppi problemi, ho detto boh, provo. Si Poi vede che ovviamente era. quando si avvicinavano anche il giorno dell'apertura, eccetera, mia sorella ride ancora oggi perché si ricorda il giorno dell'inaugurazione. Mezz'ora prima, io volevo scappare perché ho detto no, cosa ho fatto? No, non riuscirò così. Alla fine poi scappare non potevo e quindi poi sì, è stato l'unico momento in cui ho avuto un po' Eri un po' titubante, dicevi di forse così, ho non detto lo faccio. oddio, adesso l'ho fatto davvero, però no, poi alla fine cioè, sono super felice di averlo fatto, ovviamente. Certo, però si vede che se hai avuto questa decisione, no, questa intraprendenza, come dici tu, di farlo e magari non è da te in altre situazioni, vuol dire che proprio doveva essere così, dovevi veramente farlo. Probabilmente sì. Poi c'è Diana che chiede: quali sono stati gli step che avete fatto per aprire il vostro store online? Che questo penso che sia una domanda interessante. Allora, io ho cercato innanzitutto ovviamente il tecnico e la persona a cui affidare questo lavoro e sono stata fortunata anche in questo. Io credo molto poi nel destino perché ho conosciuto per caso questo ragazzo che si occupa proprio della creazione di e-commerce e siti web in generale.
e mi è stato consigliato da un'amica in comune, e con questo ragazzo ci siamo subito trovate super, perché ha capito subito che cosa ci serviva, come volevamo impostare il sito, eccetera. E quindi è stato poi lui a creare tutto, ovviamente con le nostre indicazioni, seguendo un po' le idee che avevamo. E quindi in realtà è stato abbastanza semplice, nel senso che ci siamo affidate al ragazzo che ce l'ha creato, e poi anche lì è un progetto che poi si sistema in corso d'opera, no? Dalla bozza Certo. iniziale vai ad aggiungere o modificare determinate cose che non funzionano. Poi io lo dico sempre, il tecnico del nostro sito è un angelo, perché spesso e volentieri, se succede qualcosa al sito, succede la sera tardi, di domenica, sempre super pronto, risponde ancora. Tra l'altro, adesso, spoiler, ma in realtà chi ci segue lo sa, stiamo lavorando al sito nuovo ed Ah. è sempre lo stesso ragazzo che ce l'ha creato nel 2018. Stiamo facendo un sito proprio completamente diverso e siamo molto emozionate, quindi non vediamo Immagino. di farlo, perché sarà molto molto di più di quello che trovate adesso, sì, in questo che c'è. Ma questa è, ecco, una mia curiosità per la gestione dell'e-commerce, comunque, ad esempio, per scattare nuovi articoli, eccetera. Riuscite a farlo voi in autonomia o comunque sempre grazie al tecnico? Facciamo noi, nel senso la gestione del magazzino, dei prodotti, quindi noi abbiamo nuovi arrivi tutte le settimane, e forse anche per questo non sarebbe neanche possibile probabilmente far gestire queste cose a qualcun altro, perché vorrebbe dire veramente rubarti intere giornate. Certo. Quindi poi a creare il prodotto, mia sorella crea il prodotto, la scheda del prodotto, le indicazioni, la guida, le taglie, tutte le indicazioni, eccetera. Io faccio le foto e quindi no, è una cosa che siamo noi. Il tecnico si occupa più di ogni tanto ci sono dei bug, non funziona qualcosa, vogliamo modificare. Ecco, lui è più nella gestione generale, proprio delle impostazioni generali, però per quanto riguarda i prodotti, eccetera, siamo noi. Certo, che questo è molto importante perché poi gli dà autonomia, appunto, come dicevi tu, e insomma, che è appunto una cosa importante anche per tempistiche, perché magari affidarsi a un'altra persona vuol dire anche aspettare i suoi tempi, quindi quel prodotto poi lo devi caricare dopo tot, per cui è molto importante. Allora, ti faccio l'ultima domanda che arriva da Irene, così poi domanda più generale, che è: come hai fatto a superare la paura di stare davanti alla videocamera? Infatti prima ci hai detto, no, che all'inizio eri superi in imbarazzo. Come hai fatto a passare oltre? Allora, in realtà è una cosa che è un po' come quando prendi la patente e hai paura di guidare le prime volte, è la stessa cosa, perché io ricordo l'ansia profonda che provavo quando guidavo la macchina le prime volte, mi veniva proprio Anch'io. l'ansia, cioè stavo malissimo. È una cosa, è proprio abitudine, cioè alla fine è così. Abitua inizialmente, sicuramente appunto fa più fatica perché ci si vergogna, perché piano. Io inizialmente, sono sincera, la prima storia che ho pubblicato, ricordo ancora, inquadravo dei maglioni stesi sul tavolo e parlavo ma non mi mostravo. Questa cosa secondo me mi ha aiutata, quindi non ho fatto subito, no, la storia con In la mia primo piano. e quindi ho iniziato parlando ma senza metterci la faccia, e poi pian piano, però è una cosa secondo me veramente che ci vuole tempo, è giusto tempo, ci serve qua. È Credo un che allenamento. eh sì, è così. Quindi sì, è un allenamento come con tutto, no? Anche con, io immagino anche magari i reel, i contenuti che fate adesso, all'inizio non erano, immagino così, si sono evoluti No. con voi. Quindi anche lì è assolutamente un allenamento che va fatto con costanza e piano piano poi dopo si migliora. Quindi Esatto. assolutamente. Bene, Tania, niente, siamo arrivate alla fine di questa bellissima diretta. Io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con me, davvero. Mi ha fatto super, super, super piacere. E grazie anche a tutte le persone che ci hanno seguite perché insomma erano abbastanza. Quindi davvero grazie per aver raccontato la tua storia. Grazie mille. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao.